Finalmente siamo nuovamente all'aria aperta, dopo tanti sacrifici stare chiusi, oggi vediamo i nostri bambini che si allenano all'aria aperta. Per un papà sono molti sacrifici, noi veniamo da un paese limitrofe, quale Misilmeri, accompagnare i bambini, quindi impegni, tutto questo per i figli. Oggi finalmente una bella giornata e per stare tutti assieme. Dopo tanto tempo chiusi a casa, dopo il lockdown, è molto bello comunque rivederci tutti qua, scambiarci comunque le tecniche, varie anche emozioni, perché comunque siamo tutti molto felici di riprendere, perché il lockdown era molto brutto, soprattutto noi perché facciamo sport, quindi siamo tutti molto felici di ritornare. Uno degli obiettivi dell'associazione Kashido è quello di creare dei momenti di aggregazione per le famiglie e i ragazzi. Sicuramente questo periodo di lockdown ha portato ad avere veramente molti problemi anche di socializzazione, non soltanto fare un'attività sportiva, perché per noi non è soltanto un'attività sportiva ma è uno stile di vita, è dare ai ragazzi un punto di riferimento. E quindi questo abbiamo cercato anche durante il lockdown con delle lezioni, ci siamo un po' associati a quello che è la DAD, noi abbiamo fatto delle lezioni tramite Zoom, quindi questi social che ci hanno permesso appunto di mantenere sempre questi contatti. Quindi avere queste occasioni di poter vedere i ragazzi all'aperto, mantenendo sempre le dovute distanze, quindi mantenendo tutte quelle che sono le norme relative, quindi igienizzazione di tutto quello che può essere, non c'è contatto, sicuramente per noi è importante. Fargli capire che c'è la possibilità di ricominciare e di ritornare ad avere una vita normale. Sicuramente questo momento di lockdown ci ha però fatto capire che possiamo optare per altre direzioni. La palestra è chiusa? Bene, ci alleniamo all'aperto. All'aperto piove? Abbiamo optato anche per le video lezioni. Non è facile, non è la stessa cosa, ma l'importante è non rimanere mai fermi, non rimanere mai all'angolo. E questo posso dirlo con cognizione di causa, grazie ai miei allievi, abbiamo in questi mesi, sia l'anno scorso durante il lockdown duro, fatto delle video lezioni per tutto il periodo, sia poi una prima riapertura, di nuovo una chiusura, quindi video lezioni nuovamente, adesso dai primi di gennaio ci ritroviamo in questi appuntamenti il sabato all'aria aperta, dalle 15 alle 16:30, con sia gruppi di esperti, chiamiamo gli esperti anche se hanno pochi anni magari di karate alle spalle, sia con chi da neofita si vuole avvicinare a questa disciplina, con un corso addirittura gratuito, l'unica condizione è l'iscrizione alla federazione che garantisce un minimo di copertura assicurativa, per cui il ragazzo che vuole provare questa disciplina non deve fare altro che venirci a trovare dalle 15, siamo qui nelle giornate del sabato. Ciao!